Sì, ok, tutti parlano del nuovo iPhone 15 e del nuovo iPhone 15 Pro. Ma sapete cos'altro verrà presentato nell'evento del 12 settembre di Apple? Bene amici, come avrete capito, oggi parliamo di tutto quello che verrà presentato al prossimo evento Apple del 12 settembre, quindi tra pochissimi giorni. E partiamo subito parlando del nuovo Apple Watch Series 9. Oltretutto non ho il mio Apple Watch al polso, mi sto sentendo veramente male, quindi aspettate un secondo. Ecco qui, ora va meglio. Il nuovo Apple Watch Serie 9 avrà probabilmente lo stesso identico design del Serie 8 e dunque quello che cambierà sarà principalmente l'interno, col nuovo chip S9. E fidatevi, è una vera e propria novità perché è da anni, dal 2020 per l'esattezza, che il processore degli Apple Watch non cambia, perché ad esempio il Serie 8 ha il processore derivato dal Serie 7 che ha il processore derivato dal Serie 6 e quindi praticamente non cambia nulla, mentre col Serie 9 ci sarà un nuovo chip chiamato appunto S9 che avrà una nuova architettura, quindi sarà finalmente più potente. Ma non è tanto la potenza quanto la batteria che ne beneficerà. Infatti, grazie all'ottimizzazione e appunto a questo nuovo processo produttivo, ci sarà più batteria sul nostro Apple Watch. Ah, ed è probabile che verrà finalmente ufficializzato anche un nuovo colore, cioè quello più tendente all'oro rosa barra rosa, una roba del genere, insomma. E chissà che vedremo anche una nuova tipologia di cinturini con un nuovo materiale, però questo si vocifera, non abbiamo foto a riguardo. E sempre per parlare di Apple Watch, è possibile che arrivi anche una nuova versione per l'Apple Watch Ultra. Non tanto una nuova versione tipo Apple Watch Ultra 2, anche perché, cavolo, è appena uscito, ma è possibile che verrà introdotto un nuovo colore, cioè quello nero. Anche se effettivamente sarebbe strano avere un Apple Watch serie 9 più potente dell'Apple Watch Ultra, quindi non è così tanto impossibile che arrivi anche un aggiornamento delle specifiche con il nuovo processore. Insomma, vedremo. Però ovviamente gli Apple Watch non saranno gli unici dispositivi Apple ad essere presentati all'evento, e a proposito proprio dell'evento, si terrà il 12 settembre alle 19. E quindi la domanda è: dove lo potremo vedere? Ovviamente si potrà vedere sia su YouTube che sul sito Apple. Però, visto l'orario un po' particolare, è possibile che non tutti siano a casa e quindi che vi dovrete collegare con un wifi pubblico per poterlo vedere. Ma sapete quanto può essere pericoloso collegarvi ad un wifi pubblico senza essere protetti? Ecco qui che entra in gioco una VPN. Fermi, prima che ve ne andiate tutti, sentite qui. Perché oggi vi devo parlare di CyberGhost VPN. E vi dico fermi qui perché oltre a tutti i servizi normali, diciamo che una normale VPN offre, che tutti voi conoscerete, quindi la possibilità di geolocalizzarci ovunque noi vogliamo nel mondo, la capacità di creare una connessione internet privata in modo tale da nascondere il nostro indirizzo IP e quindi renderizzare tutti quanti i nostri dati tramite un tunnel sicuro, e senza parlare del fatto che CyberGhost è un fornitore leader nel settore della sicurezza e della privacy con più di 17 anni di esperienza sul mercato e milioni di utenti in tutto il mondo, CyberGhost VPN protegge fino a 7 dispositivi contemporaneamente. Quindi potete condividere il vostro account con un membro della vostra famiglia, ad esempio. E la cosa che mi fa impazzire è che l'app esiste per qualsiasi dispositivo, anche Linux, Smart TV, Apple TV oltretutto. E avendo una VPN è possibile anche accedere a qualsiasi catalogo nel mondo di qualsiasi servizio streaming, ad esempio il catalogo inglese di Netflix, il catalogo spagnolo di Prime Video, perché non so se lo sapete, ma questi diversi servizi di streaming hanno un catalogo differente per ogni parte del mondo, con film e serie TV diverse. Basta che vi colleghiate come Spagna tramite CyberGhost VPN e quindi sarà come se foste veramente in Spagna e quindi potrete accedere a quel catalogo. CyberGhost VPN è compatibile con più di 40 principali piattaforme di streaming e avete molto altro da scegliere, dato che i loro server sono disposti in più di 91 paesi. Ultima cosa che comunque ho controllato prima di consigliarvela è che effettivamente abbia delle belle recensioni, e basta entrare su Trustpilot per vedere che praticamente tutte le recensioni sono iper positive, quindi straconsigliata anche sotto questo punto di vista. E oltretutto vi lascio dicendovi che con il mio link qua sotto avrete non solo un enorme sconto dell'84% più 4 mesi in regalo, ma addirittura la policy soddisfatti o rimborsati entro 45 giorni. Quindi la provate, vedete se fa il caso vostro, decidete se tenerla oppure no e, ripeto, con il mio link fatelo subito. Cioè, che volete di più? Io lo so che cosa vorreste di più, cioè sapere che cos'altro verrà presentato durante l'evento Apple. Quindi proseguiamo.
Tornando al nostro Apple Event, ovviamente verranno presentati anche gli iPhone 15 e 15 Pro. Ci ho fatto due video dedicati, saprete praticamente tutto. Potreste tranquillamente andare voi nella fabbrica a costruire voi stessi gli iPhone 15, perché tanto ormai sapete veramente qualsiasi roba. Però vi ricordo, sì, che verranno presentati questi due, anzi quattro, nuovi iPhone. E per fare un mini riassuntone, avremo la nuova USB-C, la Dynamic Island per tutti e quattro gli iPhone, una nuova fotocamera periscopica e dei nuovi prezzi che non vi spoilerò, ma ripeto, andate a vedere lo scorso video perché vi spiego anche il perché dovrebbero essere più alti dell'anno scorso, di nuovo. E in questi ultimi giorni sono addirittura uscite le foto reali di quelli che saranno davvero gli iPhone 15, con tanto di tutti quanti i colori degli iPhone Pro e degli iPhone standard, che sono questi qui. Quindi avremo un nuovo colore grigio con il colore blu che farà da padrone per quanto riguarda gli iPhone 15 Pro, mentre per gli iPhone 15 standard questi qua saranno i colori, e devo dire che a me non fanno proprio impazzire perché preferivo i colori un po' più accesi, però sicuramente se hanno scelto di farli così avranno fatto le loro indagini e ci sarà un motivo. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto, preferivate i colori degli iPhone 14 o quelli degli iPhone 15? Con presentazione dunque il 12 settembre e uscita il 22 settembre, almeno per le versioni standard, perché è possibile che le versioni Pro arrivino qualche giorno dopo, ma non è stata confermata questa info. Vi ricordo comunque di andare a vedere, se non l'aveste capito, lo scorso video per sapere tutto il resto delle informazioni, perché c'è soprattutto una novità che sto aspettando parecchio e che dovrebbe essere veramente interessante, legata alla batteria. Altro oggettino che verrà presentato all'evento Apple, più o meno presentato, è un piccolo update per le AirPods Pro. Non che verranno cambiate le vere e proprie AirPods, ma è probabile che cambierà il case per aggiornarsi appunto con la USB-C anche lui, e quindi, per farla breve, dovrebbero presentare le AirPods Pro 2 che già conosciamo, ma con il case USB-C. Niente di più, niente di meno. Fine. Per quanto riguarda poi anche iPad, ci dovrebbero essere due aggiornamenti per due iPad molto molto amati, soprattutto da me che li possiedo entrambi qua in casa, cioè l'iPad mini e l'iPad Air. Questo è più un'intuizione che una certezza, ma essendo che iPad mini è presente sul mercato da tanti tanti anni e non viene aggiornato, è possibile che venga appunto aggiornato non tanto sull'estetica quanto sulle prestazioni, quindi possibilmente con un chip M1 ad esempio, e magari l'altro update potrebbe essere quello di spostare la fotocamera dal lato corto al lato lungo, diciamo, in modalità landscape, per dirla come quelli che ne sanno, insomma, come è già successo sugli iPad Pro. Mentre l'altro iPad che dovrebbe venire aggiornato è appunto l'iPad Air, che anche qui non dovrebbe avere delle novità sostanziali come estetica, tranne anche qua probabilmente la fotocamera spostata dal lato corto al lato lungo, e un miglioramento delle specifiche, qui probabilmente con un chip M2, esattamente come era successo con l'iPad Air quando era stato presentato, che era stato aggiornato al chip M1. E oltre a questi prodotti io non vedo praticamente null'altro di possibile. Magari un piccolo aggiornamento per la AirPods Max, non tanto sull'estetica o sulle prestazioni quanto sui colori, perché anche lato Mac io non vedo possibile nessun nuovo aggiornamento, a meno che non vogliano fare la furbata di aggiornare l'iMac con il chip M2. Però anche lì, boh. E magari potrebbero arrivare le nuove tipologie di cover in pelle, che sono state leakate un po' di qua, un po' di là, che sono un po' diverse rispetto alle precedenti e che dovrebbero migliorare la resistenza e la durabilità nel tempo. Però, a parte quello, io ragazzi penso proprio che non verrà presentato nient'altro. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, cosa siete in attesa di vedere di più e che cosa invece potrebbe essere presentato che io non ho nominato. Bene, io ho finito, penso proprio che il prossimo video sarà direttamente il riassuntone mega galatticone dell'evento Apple, quindi mi raccomando non dimenticarti di seguirmi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!